Che spettacolo! È morbidissima, guarda che roba! Voilà! Il banana bread è finalmente pronto. Il banana bread. Le banane sono un ingrediente geniale per dolcificare le nostre torte, perché sono dolcissime, soprattutto quando diventano così, nere. E la bellezza del banana bread è che è molto molto versatile. Io oggi andrò a usare anche un'arancia, quindi un po' di scorza, un po' di succo. Quindi se tu adesso il video lo guardi in giugno, fallo con un altro frutto che ti ispira, oppure togli l'arancia. Inoltre io volevo farlo con le uova, ma non ce le ho. Le mie galline non hanno fatto le uova, quindi lo faccio vegano. E tanto per finire, userò il mio lievito madre. Se qualsiasi di questi ingredienti tu non ce li avessi, non ti preoccupare, perché anche il lievito madre lo puoi sostituire con la classica mezza bustina di lievito in polvere. Detto questo, iniziamo. E la prima cosa che faccio è usare il mio lievito madre. Prendo 100 g di lievito, ho spremuto mezza arancia, 100 g di arancia, e comincio a sciogliere il mio lievito madre. La farina che sto utilizzando sono tre tipi. Una è grano saraceno, in realtà non è un grano ma è un pseudo grano, avena e segale. Sì, facciamo 2 cucchiai di malto, di solito non ne serve di più. Inoltre, per dolcificare, andremo a metterci anche un po' di uvetta. Mettiamo 25 grammi più o meno. Prendo le mie 2 banane e le mettiamo dentro. 2-3 banane, puoi arrivare anche a 4. E queste bucce qui, metterle direttamente così, insomma, nelle piante, che funge da fertilizzante, un sacco di potassio, un sacco di minerali. Parte grassa mettiamo 60 g di olio di oliva. E voilà! Questa è la consistenza, intanto, come puoi vedere. Cannella, mezzo cucchiaino. Cardamomo. Cardamomo è una spezia che adoro, che ho cominciato a usare tantissimo. Ha un sapore molto dolce. Vaniglia, spezie che ho quasi in ogni ricetta che faccio dolce. Cominciamo a incorporare 60 g di nocciole tritate. Ora mettiamo i nostri semi di lino. I semi di lino fungono da gelatificante, un po' come delle uova. Io adesso li ho tritati fini, puoi anche metterli interi. E infine le nostre 3 farine, il nostro mix. Mai dimenticare il sale. Il sale aumenta il sapore degli altri ingredienti, lo senti ancora di più. È un esaltatore. Ma non meno importante è la nostra scorza di arancia. Prendi un'arancia non trattata, mi raccomando, quindi io cerco sempre di usare prodotti integrali più vicini alla natura come te la dà. Madonna, ma sai che roba che viene fuori qua? La parte bella della cucina è proprio la creatività. Infatti se non hai un ingrediente, sostituiscilo con qualcos'altro. Se non hai le nocciole, mettici un altro seme. Se non hai l'arancia, mettici un'altra cosa, un altro frutto, mettici solo le banane. È periodo di cachi, l'altro giorno ho fatto un banana bread senza banane ai cachi, cioè ho messo al posto delle 300 grammi delle 3 banane, ho messo 3 cachi ed è venuto buonissimo anche quello, cioè è incredibile. Prova, sbizzarrisciti. Guarda qua che bello. È arrivato il momento più importante del nostro processo creativo. Usiamo lo strumento migliore di tutti. Il dito. Buona, è davvero buona. Io, perché sono un matto, ci metto un po' di cioccolato fondente. Sentiti libero, libera di fare ciò che desideri. Io non ho modo di ascoltare chi mi dice di no e ci metterò un po' di pezzi di cioccolato. Tu non farlo. Chiedermi quanto è, io il cioccolato non mi metto a pesarlo perché sennò ti rattristisci. Tra l'altro devi sapere, questo cioccolato l'ho fatto io. Un'ultima mescolata a mano. Cosa ho qui? Bicarbonato, aceto. Mettiamo l'aceto nella torta, sì!
Sì, un pochino. Praticamente quello che farò adesso è mettere un pizzico di bicarbonato e una goccia, un cucchiaino, di aceto di mele. Perché? Perché questa cosa, Daniele? Perché questo fungerà da lievitante naturale. Ebbene sì, bicarbonato e aceto messi insieme creeranno una cosa chimica incredibile. Vedi che effetto fa? Non ti preoccupare, non è tossico. Lo metti nella tua torta e ultima cosa, poi abbiamo finito veramente, gli dai l'ultima mescolata. Aiuterà a venire su meglio la torta e comunque l'acidità non è di per sé negativa. Quando ne metti un po' come tutti gli ingredienti, noi non mettiamo mai troppo sale, troppo zucchero, cioè a volte sì, purtroppo, ma quando mettiamo la giusta flavors, i giusti sapori, allora sì che ci viene un prodotto davvero interessante. Se ti piace, hai tante spezie, gioca un po' su questa cosa. Una volta ho fatto una torta al cioccolato e ci ho messo peperoncino. Peperoncino e cioccolato stanno da Dio. Potrei metterla anche qua in realtà. E più ci penso, più mi sembra una buona idea. Vado a prendere la forma. Ok, abbiamo la nostra forma da banana bread. Una parentesi molto importante, ed è quella che il lievito madre ha bisogno di tempo per lievitare e incorporare tutta la torta, tutta la farina che abbiamo messo. In questo modo sarà poi pronta a venire su una bel fiore, una bella torta, ad aprirsi a fiore, questo volevo dire. Il punto è che la torta non è pronta adesso, cioè di solito siamo abituati a mettere il lievito in polvere, quindi se l'hai messo tu puoi accendere il forno, metterla dentro ed è pronta. Invece quello che io faccio adesso è metterla già nella teglia che andrà in forno e poi aspettare circa 3 ore. E tu dirai, no, 3 ore? Devi dirlo subito. No, se no la torta non la facevi. E quindi perché 3 ore? Appunto perché l'ho detto, non lo ripeto. Ma il fatto è che adesso dobbiamo aspettare ed è la parte che è più bella, perché se tu aspetti poi le cose sono più buone, no? Tutte le cose sono così. Quindi quello che adesso facciamo è mettere il nostro impasto bello bello qua dentro. Lo mettiamo adesso in un posto al caldo, quindi per esempio il forno può essere una buona idea. Lo tratti come un bimbo, ci metti le coperte, lo tieni al caldo, non lo so, trovagli un posto dove sta bene, dove non ci sono correnti d'aria e lo lasci lì. Sono finalmente passate circa 3 ore. Direi che è cresciuta, almeno ora scelta tua, se metterci sopra 2 banane, c'è una banana divisa in 2, oppure qualcos'altro, tipo io metterò delle nocciole per richiamare quelle che ho messo dentro. Le taglio grossolanamente. Meraviglioso questo banana bread. In forno, 180 gradi, 45-50 minuti. Vediamo un po' cosa viene fuori. Il banana bread è ora di colazione. Mm-hmm.